Si dice che 5 aree del pianeta custodiscano il segreto della longevità. Cerchiamo di capire perché. Ci sono più centenari nell'isola giapponese di Okinawa e nell'isola di Icaria, nell'Egeo, in Grecia, e nella comunità di Nicoya, nel Costa Rica, e tra gli avventisti del settimo giorno di Loma Linda, in California, dove vivono 10 anni in più degli altri americani. E poi c'è l'ultima area blu con più centenari, che è proprio in Italia. In questa zona montuosa della Sardegna c'è l'indice di longevità tra i più elevati al mondo ed è qui che è iniziato a tremare 20 anni fa l'imperturbabile e dominante sistema alimentare industriale e si è iniziato a parlare di grani antichi, di pasta madre, di chilometro zero, di digiuno, di dieta mediterranea, quella autentica e non quella sponsorizzata e istituzionalizzata, che è ben lontano da questi portatori sani della longevità dai quali può dipendere anche la nostra. Sono io. Però oggi per dire che ho 100 anni, sto meglio delle regine Elisabetta. Antonio, quando ha fatto questa foto era l'anno scorso? Oggi ne ho 103. 103. Allora, Bonino, quanti anni aveva qua? Facciamo 70 anni fa. Antonio, un bell'uomo, eh? Non ero bello quando ero giovane. Buongiorno signora. Buongiorno. Ma lei è la famosa tabaccaia che è qua tutte le mattine alla, all'età di? Di 91, quest'anno compio, 90 anni cugiotti. Ci rivediamo tra 10 anni quando arriva ai 100. Eh? È ancora giovane. Come Dio vuole, però. Arrivederci. Certo che non ho fretta di andarmene. Buonasera. Ci salutiamo così? Sì. Poi non sento nulla, mi sono diventato solo. Vabbè, insomma. Ma pazienza, quanti anni ha? Anche quasi 100 anni. E allora? Lei capisce. Piazza Longevità in ricordo di Consolata Meris. Quanti fratelli eravate? 11. 11? 11, 7 femmine e 4 maschi. Di questi quanti hanno superato 90 anni? Lei? Tutti. Tutti. Una concentrazione di ultra novantenni che ha portato ricercatori, nutrizionisti e giornalisti di tutto il mondo a incontrare questi testimoni nati poco dopo la prima, non la seconda, guerra mondiale, interrogandoli sulla loro infanzia, iniziando da una domanda fondamentale. Cosa le cucinava sua madre? Tutto mangiavano. Io ci facevo ben minestrone da piccolo perché avevo una madre che sapeva cucinare. E cosa? Mandò un minestrone. Ma quando eravate tutti questi fratelli a casa di vostro papà e vostra mamma, quindi da bambini, cosa mangiavate? E sempre, mia madre ci dava da tutto, il minestrone abbondante. Se il minestrone sì. E da bambina mangiava cosa? Mangiavo tutto quanto, minestrone molto. E mia madre faceva minestrone, riso. Si ricorda cosa cucinava sua madre? Faceva da mangiare tonnadero, per mangiare faceva minestrone. Appunto si chiama? Minestrone della longevità. Arrivavano le truppe televisive da tutto il mondo? Da tutto il mondo. Perché non siamo i primi. No, qui proprio qui dentro. Quante ne sono passate? Ma saranno almeno 8. 8 truppe 10. Televisive sì, di tutto sì, il mondo? Sì, sì. Sono venuti scopiazzare... i messicani, mi sembra che erano americani. A copiare? A chiedere. Le nostre ricette, a copiare sì, le nostre ricette sì, della longevità. Della longevità, piatto... Sì. Praticamente povero, però... Povero sì, però se pensa che ci vanno dai 14 ai 15
tipi di verdura, in tutto, tra l'olio. Molta gente ha poca voglia, perché per il minestrone non è semplice farlo, non è che lo fai in un'ora, diciamolo, in due ore. Ci vuole un no, ci vogliono tempo. 4 ore, guardi, quattro di tempo. Ore. Sì, da 3 a 4 ore. Il segreto è il tempo. Il tempo. Ci vuole il tempo suo, dico tu. E si faceva anche la pasta, perché era tutta la cosa di produzione nostra. Chi raccoglieva le verdure? Mamma. 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 E il minestrone cosa faceva? A volte faceva i fagioli, no? Fagioli freschi e patate. Noi oggi lo chiamiamo chilometro zero. Era l'autoproduzione di allora. La pastorizia in mano agli uomini e ai figli maschi e l'orto di casa alla madre. Sempre ortaggi e frutta fresca. Nessun cibo processato, povero anche di chimica, anche nell'alimento che non mancava mai. Il pane preparato con la pasta madre, ovviamente dalla madre. Il pane è una delle occupazioni più importanti della donna. Le donne in questi paesi dedicano alla manipolazione e alla cottura dell'alimento fondamentale le cure e le attenzioni che altrove sono riservate alla buona cucina. Il pane è la sola cosa che il pastore si porta da casa quando va a svernare in pianura. Una provvista che deve durare mesi e mesi. La pasta madre contiene batteri lactobacillus nativi che permettono ai batteri di decomporre i carboidrati e la proteina, cioè il glutine elastico dell'impasto. La lievitazione rilascia il minerale contenuto nel grano, così che il nostro corpo possa digerirlo più facilmente. Ma l'impasto del lievito madre è un processo lento che non può stare dietro ai larghi consumi. Per questo si usano le scorciatoie del lievito a rapida fermentazione. La pasta madre è stata sostituita dai migliorativi, fosfolifasi per aumentare la sofficità, cisteina per ritardare l'invecchiamento, alfa e beta amilasi per prolungare la morbidezza, emicellulasi per migliorare la resistenza, xilanasi per la lievitazione in cottura, transglutaminasi per una struttura con più resistenza, l'amilasi maltogenica per prolungare la freschezza, non solo. Le farine di oggi sono povere, raffinate, ma comode, perché non sono deperibili. Si possono tenere stoccate per mesi, quindi serve arricchirle con i miglioratori, che è un termine gentile per definire gli additivi miscelati ai prodotti da forno. L'acido sorbico, usato come conservante, l'acido ascorbico come antiossidante, l'acido fosforico che agisce come lievitante insieme a molti altri, il talco antiagglomerante che assorbe l'acqua e una lunga serie di acidi, tra i quali i più diffusi mono e digliceridi degli acidi grassi, additivi, che possono essere di origine chimica, animale e vegetale e anche da piante OGM, impiegati come emulsionanti, gelificanti e supporto per coloranti. Senta, sua madre e suo padre, quanto hanno vissuto? Mio padre ha vissuto per 103 anni. Anche suo padre? Ah beh, ma allora... Un mese e 6 giorni. Ecco. E mi dica, sua madre cosa cucinava che lei ricorda? Mia madre faceva riso. Riso. Faceva di quelle, come si chiama, malloreddu, non so. Malloreddu, i malloreddu. Poi culurgione. I culurgiones, una pasta ripiena a forma di spiga di grano con patate, pecorino e menta. Una specialità culinaria tipica dell'Ogliastra, elaborata e con il formaggio, per questo era il piatto delle feste. Ripieno sì, ma senza riempire mai. All'anno facevo colorgioni. Una volta all'anno? Un colorgione a persona. Io al posto, alla cena, al posto di cenare, sono capace a mangiarmi 1 chilo di arance. Ah. Tutto assieme. 1 chilo di arance o 5-6 pere. La sera mangia tanto? Lei mangia tanto? No, io di mattina mangio bene, di mattina. Mezzogiorno medio.
Di sera, tanto per dire, adesso prendo un caffè latte oppure una marmellata con pane, però poca roba. Io alla sera, non è che mangio ogni sera alla sera, no. Ah, no? Ah. Come ieri sera mi ho fatto due patate arrosto nella cenere. Ah. Ho bevuto mezzo bicchiere di vino, mezzo, e quella è la cena mia. Mi ricordo una volta che aveva dato, non so se erano 7-8 fave per pranzo. Fave crude. Ed ecco l'altra ispirazione che i centenari hanno dato alla scienza. Dalla loro astinenza alimentare sono nate le numerose teorie e diete del digiuno, il mima digiuno, l'intermittente e le varie declinazioni. Disintossicare le cellule per molte ore riducendo gli alimenti non era il problema dell'Occidente fino a 70 anni fa. That is the record 75, Nathan's famous hot dogs. Oggi, arrivati all'eccesso, alla buffata, si è capito che è molto più salutare e naturale evitare pasti troppo calorici. Come dimostrano le prove scientifiche che avvalorano ormai la tesi che la restrizione alimentare fa bene alla salute. Si dovevano dividere i culurgiones tra fratelli, mangiare poco senza mai soffrire la fame, però. E la famiglia allargata si è tolto da una parte, ha dato però un sostegno fondamentale dall'altra. Sei siamo. Sei. Due li hanno già compiuti, 101, poi uno a ottobre e uno a novembre di 100 anni. E siamo tutti in piedi ancora. Ecco, questo è importante, no? Sua sorella... ancora vivente, quanti anni ha? 99. 99, sì. Come famiglia eravamo 9 figli, siamo 9 figli, ecco. Solo una sorella. Ha compiuto 101 anni. Ecco, quindi comunque, insomma, due centenari su 9 non è male. Siamo in 7, tre maschi e 4 femmine. Tra gli 80 e 90 ci siete tutti. Sì. Ma qui comunque siete ancora giovani da queste parti. Insomma. Cioè. Allora, quanti centenari della famiglia Melis? Dunque, Consola, sì. Che è morta a... C'aveva 100, quasi, mancava poco a 108. 108, infatti. Claudia, Antonio, Maria e Concetta. Insomma, 5 su 11 5. Fratelli non è male. Ma gli altri... 95 lei, 98 Adolfo. Comunque insomma siete messi bene, ecco. Sì, sì, sì. Voi da questi archivi, quindi risalendo proprio agli inizi, avete trovato quanti sono alla fine centenari, quanti sono novantenni, quali sono quindi i dati? L'ufficio Anagrafe ci dice che abbiamo 6 ultracentenari su 1770 abitanti al 31/12/2020. Quest'anno festeggeremo altri 3 centenari nati nel 21, una fascia di età compresa tra gli 80 e i 100 che sono 206. Questo dice che siamo una popolazione longeva. Dall'esame degli archivi ci dice che questo trend era presente anche in passato. La famiglia Melis, alcuni dei loro avi hanno quasi tutti raggiunto la soglia dei 100 o quantomeno dei 97 anni. Ci fregiamo, o meglio la famiglia Melis si fregia, del famoso Guinness World Record per la famiglia più longeva, record che vogliamo sempre dire imbattuto. La Melis, la famiglia Melis. Erano 9 componenti per 818 anni. Incredibile. Sì, incredibile. Grazie fratelli Melis per Das de Fogu al record della famiglia più longeva al mondo. Le evidenze statistiche della cosiddetta durata della sopravvivenza sono state studiate però nelle comunità di Villa Grande e Strisaili, dalla professoressa Salaris. Quel vantaggio è sempre quello di aver mappato geneticamente una popolazione chiusa, per cui sei certo che ti ritrovi dal punto di vista genetico a una popolazione più pulita, meno mischiata. Quanto ci ha messo a mettere insieme tutti questi dati? 7 anni. 7 anni andando a spulciare nelle anagrafi, sì, pagina nelle per pagina. Parrocchie? Sì, io ho vissuto negli archivi per anni, sì. Eccoci,
E questo è l'archivio della diocesi di Lanusei, che ovviamente è riferibile a tutta questa zona dell'Ogliastra, ed è qui, guardando, spulciando, prendendo nota di tutti questi libri che vediamo, sono migliaia di pagine, 500 anni di storia di questa popolazione, soltanto guardandoli uno ad uno, la professoressa Salaris è stata in grado di ricostruire questa banca dati importantissima, che è uno scrigno, vita, morte e miracoli, perché la longevità in questo caso, in questa zona, si può considerare un miracolo. La cosa importante era capire quale fosse la trasmissibilità della sopravvivenza, quindi anche un'ipotesi, l'ipotesi che ci fosse la trasmissione della longevità, del gene della longevità. È come se i maschi di queste comunità si dimenticassero di morire. Cioè? Dovrebbero, se seguissero, diciamo, la curva di mortalità, così come noi la osserviamo in Italia e in altre realtà, dovrebbero morire a partire dai 60 anni, okay, un po' più gradualmente, per arrivare poco numerosi all'età più avanzate, e invece loro proseguono il loro cammino di pari passo insieme alle loro colleghe coetanee donne. Questo equilibrio tra maschi e femmine, a mio parere, è forse la caratteristica più importante della longevità in Sardegna. Un'uguaglianza di genere unica al mondo, considerando che le donne vivono più a lungo degli uomini con uno scarto medio di 5-7 anni, ma non qui. Può essere una questione genetica? I geni sembrano contare per il 25%, e questo deriva dagli studi fatti sulle popolazioni di gemelli. Il restante è il 75%, che non è da poco, quindi tre quarti della torta sono tutto quello che non è genetica, e quindi questo chiama in causa l'alimentazione, l'attività fisica, il contesto in cui si vive, quindi l'ambiente. Vittorio, quanto tempo della sua vita lei ha passato camminando per i boschi? La maggior parte sempre, perché sono stato sempre in campagna, o pastore o contadino, sempre girando. Senta, ma lei, anche quando ha continuato a lavorare in posta, continuava a camminare? Oppure? Sempre, con la posta camminavo tutti i giorni. A piedi? Minimo 15 chilometri al giorno. Addirittura? Minimo, sì. Per quanti anni ha fatto il pastore, Antonio? Da 11 anni fino a 21 anni che sono partito militare. Quanti chilometri faceva al giorno per andare a pascolare? Camminavo da questa mattina fino al giorno dopo che rientravo. Certe volte mi si insanguinavano i piedi. Pensi i chilometri che faceva, se ne insanguinavano i piedi? Chissà quanti chilometri facevo. Aggiungerei anche un forte senso di comunità in queste realtà, che persiste, in cui c'è... c'è un aiuto reciproco che è garantito tra i familiari, tra i vicini di casa, in caso di difficoltà la comunità si stringe nei confronti di chi ha bisogno, incondizionatamente. La famiglia tradizionale sarda, vi era anche l'usanza che una delle figlie non si sposasse perché a lei spettava il compito di prendersi cura dei genitori anziani. Oggi lei ha bisogno di un aiuto, no? Ma io aiuto perché ho paura di cadere, che sono sola. Se cado non mi posso alzare. E chi l'aiuta? Chi l'aiuta? Ce ne ho sei di aiutanti adesso. Teresa, Vincenzo e Maria sono figli di mio fratello. Quindi sono tutti parenti? Tutti parenti. Lei non ha badanti, ha parenti? No, tutti parenti, sono tutti nipoti, tutti di casa. Tanti fratelli, quindi tanti nipoti. Ecco perché 100 anni, ma mai di solitudine. Fortunata, con tutte queste nipoti. È strafortunata. Perché secondo lei è così difficile far capire che uno stile alimentare particolare può prevenire le malattie? Ma sai, c'è un investimento pubblicitario, c'è un plagio drammatico dell'industria alimentare su un cibo che non va bene, su un cibo che rende evidentemente, no? E le cose sono semplici, sono l'esagerazione di zuccheri, di grassi cattivi,
e anche l'esagerazione di sale. Al di là del marketing, spetta alla classe medica e al governo tutelare la salute dei bambini. Perché nelle mense scolastiche, anche pubbliche, troviamo carne e derivati animali anche tutti i giorni? Si raggiungono queste età con un buono stato di salute, sia fisico che mentale, perché moltissime di queste persone anziane continuano quotidianamente ad andare all'orto, a visitare i propri figli, i parenti, ad avere una vita sociale attiva. Giulia, quante ore di cruciverba fa ogni giorno? Non le ho contate. Ho guidato fino a 90 e più. Bravo. Ecco. Ci sono tante persone che hanno tanti anni come lei, nella zona di Perdas e l'Ogliastra. Secondo lei perché? Ma io penso perché la gente ha lavorato molto all'aria aperta, poi hanno mangiato cose genuine, cose, formaggi, roba di ortaggi, tutta frutta di stagione. Che io adesso le devo chiedere qual è il segreto della vostra longevità, perché ci sarà un segreto. O avete veramente la fortuna di aver avuto questo kit? Io penso che sia anche la fortuna. Mi dica una cosa, secondo lei perché ci sono così tanti centenari? Che ne so io. Sarà l'aria, sarà... Una da 104 anni alla televisione. Le hanno chiesto cosa fate. E adesso che facevo le parole crociate per passare tempo. Perché secondo lei in questa zona ci sono così tante persone che arrivano a 90 passani, anche 100? Sarà anche l'aria e il mangiare. Secondo lei perché voi siete così longevi da queste parti? Perché vivete così tanto? Il segreto secondo lei qual è? No, il segreto non ce n'è segreto. Sarebbe un segreto se fosse soltanto in Sardegna l'elisir di lunga vita. Invece lo ritroviamo nelle altre zone ad alta densità di centenari. Stili di vita simili, protezione degli anziani, ambienti sani, alimenti non trattati e diete tradizionali. Ci sono tante somiglianze tra l'Ogliastra in Sardegna e chi abita l'isola di Icaria in Grecia. Le strade ripide, orti e verdure solo di stagione, l'unico latte è quello di capra, molto tè e una comunità dell'accoglienza che si prende cura degli anziani. Ora mi nomici o yuku onna kokoro wa toni. Sull'isola di Okinawa, in Giappone, l'onda della notizia della concentrazione straordinaria di centenari ha fatto moltiplicare la coltivazione in fondo al mare delle 12 varietà di alghe che sono il condimento base della dieta tradizionale degli isolani. In particolare l'alga mozzuku, perché è ricchissima di fucoidano. L'altro successo ormai esportato è il goya, un melone amaro ricco di vitamina A, C, folato e potenti composti antiossidanti che fanno parte del menù tipico di Okinawa insieme al tofu, la patata fritta e una felce bollita detta otani atari. Non sappiamo se la popolarità recente della curcuma derivi dal fatto che rappresenti la bevanda tradizionale di questi centenari che hanno un terzo delle malattie cardiache e la metà dei casi di tumore al seno rispetto agli statunitensi. In Costa Rica, a Nicoya, l'altra zona dei centenari, il piatto principe è l'abbinamento tra tortiglia di mais e i fagioli, una pietanza con tutti gli aminoacidi essenziali per formare il tessuto muscolare senza avere le controindicazioni della carne, del pesce, dei formaggi e delle uova che contengono grassi saturi e colesterolo. Qui gli adulti hanno l'aspettativa di vita più lunga di tutte le Americhe. Is really made from all these things.
A Loma Linda, in California, gli avventisti del settimo giorno seguono una dieta ispirata alla Bibbia. I walked in town on silver spurs, the jingle too. Cereali integrali, frutta e legumi secchi e ovviamente verdure. Essere vegetariani e anche avventisti fa vivere 10 anni di più rispetto agli altri californiani, e questi di Loma Linda vivono anche di più, e sono gli avventisti che rinunciano completamente alla carne. La ricetta di tradizione secolare, che accomuna la dieta dei centenari dei 5 luoghi della longevità, è proprio un consumo ridotto, saltuario, di carne e derivati animali. La carne la mangiava lei? E se la mangiava, quante volte la mangiava? Se mangiava una volta intanto, per le feste. Per le feste. O si ammazzava un capretto, oppure anche una capra per le feste grandi. Grandi. La carne che avevamo le capre. Mi ricordo che facevo un capretto una volta all'anno. Delle grandi feste, per le occasioni. Ma quanta carne mangiavate voi? La carne? Sì. Guardi, carne sono stato da piccolo io che non mi andava. Mamma. La carne adesso no, lo stesso. Adesso mi la polenta, formaggio acido, vino buono. Bicchieri di cannona buono, altro che... Quando eravate bambini, quindi a casa con i vostri genitori, mangiavate tanto la carne? Insomma, siccome ce l'aveva anche, perché mio padre ci aveva capre a mezzadria, pecore, maiali, cavalli, ci aveva tutto. Non mancava niente a casa, sia il prosciutto... Ma la mangiavate tutti i giorni? No, il minestrone tutti i giorni. Senta Vittorio, mi dica una cosa, ma tutti questi prodotti che ci sono nei supermercati, no? Tutti quelli confezionati come il prosciutto, li mangia? No. Madre, le cucinava tanto i dolci? Beh, in quel periodo dolci non esistevano affatto. Ma questo dolce, questo, la formaggella, sua madre lo faceva? Sì, una volta intanto le faceva. Ogni tanto. I dolci non li mangiava la mattina, tutte le mattine? Perché mio padre il formaggio fresco ce l'aveva, perché ci aveva il greggio. Ancora a posto lo stesso. La memoria? Il cuore non so dov'è. Come dov'è il cuore? In che senso? perché mi aveva detto il dottore poco tempo fa, dice che avevo un cuore, neanche una giovane che l'aveva il cuore così. Ma ho detto, ma perché? Ho detto, non mi porta via questo cuore. Sono nata da morto. No, senso. Fate le passeggiate ancora, le passeggiate. Vittorio, saluti, grazie, complimenti. Anche loro, testimoni della longevità, inascoltati.